ci posso credere! Winnie the Pooh è stato avvistato nella vita reale! Ho scritto a Winnie the Pooh! Un ragazzo dice: un giorno mentre uscivo dalla scuola ho incontrato il mio amico Joe, che sembrava terrorizzato. Gli ho chiesto che cosa fosse successo e lui mi ha raccontato di aver visto Winnie the Pooh. Inizialmente ho pensato che stesse scherzando, ma il suo volto era serio, come non lo avevo mai visto prima. Joe mi aveva raccontato che mentre stava andando a scuola quella mattina ha visto Winnie the Pooh seduto su una panchina. Ma non era il dolce e coccoloso orsetto. Purtroppo era un mostro orribile e malvagio, con un sorriso sinistro e occhi vuoti che sembravano guardare dritto nell'anima di Joe. Joe ovviamente ha cercato di scappare, ma Winnie the Pooh si è alzato dalla panchina e ha iniziato a seguirlo. Joe ha corso più veloce che poteva, ma non riusciva a seminare quell'entità cattiva, orsacchiotta, perché era Winnie the Pooh ex, per quello è cattivo. Dopo aver ascoltato la storia di Joe, mi sono sentito inquietato, molto pauroso. È stato... Non avevo mai creduto nelle storie del paranormale, ma la paura degli occhi di Joe mi ha fatto pensare che forse c'era qualcosa di vero. La notte successiva ho fatto un sogno strano e inquietante. Winnie the Pooh mi ha parlato in una voce che sembrava non umana. Mi ha detto che voleva la mia anima e io avrebbe fatto qualsiasi cosa per ottenerla. Ma stai scherzando, Winnie the Pooh? Ma sei impazzito completamente? Sei fuori di testa, capoccia? Ho cercato di svegliarmi, ma sembrava che il sogno continuasse all'infinito, purtroppo. Scrivetemi nei commenti se a voi è capitato questa cosa dei sogni che continuano all'infinito, che si chiamano sogni ricorrenti. A me purtroppo sì. La mattina dopo sono andato a scuola con la sensazione di essere costantemente osservato. Ho cercato di ignorare la sensazione, ma poi ho visto Winnie the Pooh nel cortile della scuola. Era seduto su una panchina, proprio come aveva fatto con Joe. Ho cercato di allontanarmi, ma ho sentito che Winnie the Pooh mi stava seguendo. Sapevo che dovevo fare qualcosa per fermarlo, ma non sapevo come. Ho chiesto aiuto ad alcuni dei miei amici che sembravano non capire la gravità della situazione. Cioè, vi rendete conto? C'era Winnie the Pooh a seguirlo e i suoi amici non capivano che c'era un problema, forse a livello più psichiatrico. Quella notte ho deciso di indagare sulla storia di Winnie the Pooh. Ho cercato informazioni online e ho trovato molte storie su di lui, ma sembravano tutte diverse. C'era chi diceva che fosse un fantasma, chi invece che infestava le scuole. Chi sosteneva che lui fosse un demone e si nutriva della paura dei bambini. Non sapevo cosa credere, ma una cosa era certa: Winnie the Pooh era reale e stava girando per tutte le scuole. Non so sinceramente se devo credere alla storia di questo ragazzo. Porca puzzarda, ho scritto a Winnie the Pooh e c'è scritto: sappi che sono in casa tua. E io ho scritto: cosa no, vattene via, che cosa ci fai in casa mia? E lui ha scritto: no, ora spaventati. Allora, prima di tutto ho detto: no, non mi posso spaventare. Sai perché? Perché io ho l'iscrizione del canale, quindi non puoi farmi niente, a parte spiarmi, chiaramente può spiarmi. E lui mi sta scrivendo: mi sto innervosendo. Oh mio Dio, ragazzi, mi ha mandato su un altro canale. E il canale è questo qua. Vediamo questo video delle backrooms. Allora, praticamente siamo nelle backroom e c'è tipo una sorta di... Che cos'è questa? Una rana? Non ho capito, ragazzi. Ma che caspita è? Dove deve... Oh mio Dio, che schifo è. Forse c'entra Ciuciu Charles, perché vedete Ciuciu Thomas. Oddio, non lo so, è una cosa strana. Tutta quanta mischiata, non capisco. Ma che caspita è questa cosa? Ma si vede o no? Ma perché? Ma che schifo è? Oh mio Dio, no, non toccare. Ma poi... Oh, è proprio Ciuciu Thomas o quel che è, insomma, non ho capito bene cos'è, ma è tipo... Cosa del genere? Cosa vuole fare? Perché è così cattivo? No, 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 ti prego. No, vai via. Che schifo! No, ti prego, Thomas. Raga, è inquietantissimo. Ma come si fa? Perché mi ha mandato questo video? Perché adesso il mio computer mi sta facendo vedere questo video? E poi non cliccate su quel pulsante. Non sapete che i pulsanti rossi non si cliccano mai? Non so se questa cosa ve la farò vedere, perché è veramente forte. Lui mi ha mandato questa foto orribile e gli ho scritto: perché mi mandi queste cose brutte? E mi ha minacciato dicendo: perché quello sarò io. Cioè, praticamente intendeva che Ciuciu Charles, come gli è stata quella testa, praticamente, perché ha premuto il pulsante. Beh, così io sarò. E io ho detto: ma smettila, fallito, è veramente un fallito, mi minaccia. Assurdo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per annullare qualsiasi maledizione e tanti like.